Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a una diretta di Libri da Sport. Oggi ospite d'onore Michele Masneri con Steve Jobs non abita più qui per Adelphi. Buonasera Michele. Ciao, buonasera. E mentre aspettiamo che si collegano tutti, io ricordo a tutti che questo è un incontro promosso da Adelphi, chiaramente, e Libri da Sport, che è il nostro, diciamo, il nostro ospite, che ci ospita. Ha un sistema meraviglioso che raccoglie tante librerie d'Italia, per cui possiamo spedire in tutta Italia e, in questo caso, ancora di più, in tutto il mondo. Per cui, se avete voglia di viaggiare stando da casa, ordinate un libro a una delle librerie aderenti di Libri da Sport, e in questo caso il libro di Michele, e noi ve lo spediamo. Abbiamo spedito in tutta Italia. Direi di cominciare. E allora, innanzitutto, io ho un aneddoto personale da raccontarti. Io Ok. ho amato tantissimo il tuo libro per una serie di motivi. Un po' perché amo l'America, sono molto affascinata. Non ti vedo più, Michele. Ci sono. Ok, sei andato in Eccomi, giro. eccomi. Amo molto l'America. Sono stata due volte, sono stata sia in una costa che in nell'altra, e l'anno scorso avrei dovuto fare un lungo viaggio dalla costa dell'Oregon fino, cioè da Seattle fino a San Diego in macchina, per cui riattraversandola tutta. Chiaramente non sono andata da nessuna parte, ma nelle mie vacanze ci sono andata un pochino lo stesso, grazie al tuo meraviglioso libro. Me lo sono portato in vacanza. E l'ho letto e leggevo a voce alta a mio marito pezzi interi, ridendo come una pazza. E lui stava leggendo It di Stephen King e io lo interrompevo, gli dicevo: no, smettila, aspetta un attimo, è un bel libro pure il tuo, ma aspetta che ti devo leggere, senti che cosa dice questo fantastico autore. Quindi, innanzitutto, la prima domanda è: come mai, o meglio, raccontaci È anche tu meglio la tua Stephen passione. King o meglio Masner? No, la tua passione per l'America, perché questo è un libro che nasce da un reportage, da una serie di reportage riscritti, ma soprattutto nasce da dei viaggi che tu hai fatto, da una tua passione per questa terra, perché trapela tutta. Per cui, innanzitutto, dici perché, come mai? Ah, in realtà, più che America è una passione per la California, che è una specie di Microbo. America così molto diversa dall'America. È nata per caso, è nata a fine 2015, quando totalmente per caso sono finito a San Francisco. Era un capodanno tristissimo in cui ero a Brescia dai miei genitori. E una mia amica stava a San Francisco per qualche mese e mi ha detto: ma che ci fai lì? Vieni, io ho preso un biglietto, ho fatto una cosa istintiva come non faccio mai e mi sono ritrovato a San Francisco ed è stata così una specie di illuminazione. Per cui da una vacanza poi si è trasformata in una specie di soggiorno lungo, perché poi ho fatto di tutto per tornarci. Ci sono stato un anno fisso e poi ho fatto quasi sempre avanti e indietro poi. Come così, non sono più riuscito a stare senza, per cui finché si poteva andare passavo almeno un mese l'anno a San Francisco. E adesso infatti sono abbastanza in Traumatizzato. astinenza. Sì. Sei traumatizzato, diciamo, perché chi è stato in California, credo quasi tutti possono confermarlo, c'è una vera e propria febbre della California, un po' come quella d'Africa, no? Io Sì. il mio ricordo di San Francisco all'inizio è stato scioccato. Io sono stata la prima volta, sono stata a New York tanti anni fa, poi 5 anni fa, più o meno, quando sei andato anche tu, sono andata a San Francisco ed è stato uno shock. Innanzitutto per i contrasti fortissimi. Allora, la mia prima domanda è questa. Io ho sempre sentito dire che San Francisco è la città più europea d'America. Io credo che sia una grandissima cavolata, perché per me Ah, è assolutamente il mi contrario. piace molto questa cosa che dici, perché anch'io l'ho sempre trovata una cosa senza senso. Oh, meno Perché male, è ecco, vero sono che d'accordo. no, davvero, sei la prima persona che me lo dice. Perché in realtà San Francisco è molto diversa dall'America, ma è ancora più diversa dall'Europa. Intanto Esatto. per geopolitica, perché San Francisco è proprio l'ultimo avamposto sul Pacifico. Per cui, a parte la geografia ovvia, diciamo che lì la sensazione di essere molto lontani
anche dalla costa est. Per cui, per esempio, se tu leggi i giornali, metà delle notizie sono dalla Cina e dall'Asia. La cucina è asiatica, la comunità più grande di San Francisco non è afroamericana, ma è asiatica. Quindi senti proprio questa cosa del Pacifico. E già i fusi orari, per esempio, cioè San Francisco e la costa ovest sono 9 ore dall'Italia, sono 3 ore di fuso orario da New York. Qui già andare a New York, io ogni volta che poi andavo a New York mi sentivo a casa. Cioè, in realtà, secondo me, New York è molto più europea. Guardi, un po' perché è più vicina, un po' perché ci sono più italiani che a Milano, praticamente. E un po' perché è la New York che ci si aspetta. New York vai, è come se ci fossi sempre stato, sì, quella, esatto, del cinema. Invece San Francisco no. Sì. San Francisco, in realtà, almeno la mia esperienza è stata che di novità, no, è vero? Quando vai a New York la prima volta è sempre sono dentro un film che ho già visto, bellissimo. San Francisco invece no, però dopo un po' ti rendi conto invece che sei stato dentro qualche film. Però io continuo a scoprirli adesso, per esempio, l'altro giorno non me lo ricordavo che la saga Dirty Harry, che in italiano è l'ispettore Callaghan, è tutta girata a San Francisco. A parte quelle più famose, le strade di San Francisco, però ci sono tantissimi film girati lì, però chiaramente meno che a New York. E poi non è il classico viaggio che l'italiano si fa a Natale, ben bene o male tanti di me sono stati a New York. Un po' anche perché è un viaggio veramente impegnativo. Assolutamente. Come se loro avessero voluto anche così lasciarci un po' fuori, per cui non c'è un volo diretto dall'Italia quasi mai, intanto lo mettono, poi lo tolgono. Per cui arrivarci è veramente un viaggio quasi ottocentesco. Ci metti 2 giorni ad arrivare. Sì, ci vuole convinzione per arrivare a San Francisco. Sì, cioè devi proprio volerlo. E non solo, San Francisco è una città, sì, che nel tuo libro viene fuori molto bene, ti accoglie, però è piena di, come tutta l'America, ma è piena di contraddizioni. Innanzitutto non è la California che tutti si aspettano. San Francisco fa freddo, no. Cioè io sono stata ad agosto alle 5 felpino, sì, perché c'è la nebbia che arriva dalla baia. Sì. Ma, sì. E poi è una città estremamente multiforme. Tu questo dal tuo libro viene fuori benissimo. C'è Mission, c'è High Street, c'è la Silicon Valley, c'è Castro, ci sono i poeti di Ferlinghetti. Sì, perché è una città intanto che cambia in continuazione. Cioè, se dovessi dire la caratteristica più unica è questo cambiamento, no? Cioè, fino a metà 800 era un posto deserto, proprio perché è un posto con un clima abbastanza strano, per cui è su un promontorio con una baia, per cui ventosissima e nebbiosa. Cioè un misto tra, non so, tra la Lombardia nebbiosa e non so, un posto di mare freddo, però, tipo la Norvegia. Bellissimo, però. E poi a metà 800 scoprono l'oro, no? Quindi inizia la febbre dell'oro e diventa un posto ambitissimo. Poi varie trasformazioni. Poi l'industria digitale. Però poi prima ancora la capitale della controcultura, no? Poi la capitale gay, e tutte queste identità poi sono tutte insieme, per cui è un posto veramente strano, stratificato, e che ha questa stranezza. In questo è totalmente non europea, cioè è un posto dove la stranezza viene, è un valore. Cioè tu più strano sei e più peculiare sei e più hai delle passioni strambe, ovviamente questo, cioè, con dei limiti e con delle contraddizioni anche fortissime, però è più, è bello. Per cui, non so, un'estrema ricerca che porta poi a inventare l'iPhone e Facebook e Twitter, ma anche sul sesso, per cui è la capitale mondiale del sesso. Puoi andare in giro nudo per strada e nessuno ti dice niente. I vigili del fuoco sono i più entusiasti sostenitori dei gay pride, fanno una gara chi è il carro più bello,
cioè il gay pride è una specie di ferragosto, ma il mio padrone di casa mi telefonava e diceva happy gay pride, perché è una festa proprio come fosse Sant'Ambrogio, cioè è una cosa, e poi appunto tutte le sperimentazioni possibili, il cibo, l'abitare insieme, le droghe. Ecco, a proposito dell'abitare insieme, una cosa che nel libro fai molto bene è, ed è molto vivido, sembra veramente di stare lì, è raccontare i luoghi anche interni, cioè anche queste case, perché comunque c'è una mania del subaffitto, tanto per cominciare, almeno io l'ho visto, leggendo il tuo libro ho avuto quella sensazione, tutti che subaffittano a qualcun altro, ma soprattutto lo spazio, San Francisco è una città enorme, ma tu racconti di persone che vivono nei sottoscala, di traslochi continui, sì, sì. Di padroni di casa mai visti, perché è tutto in alcune zone super elettronico, quindi noi abbiamo l'idea della San Francisco con quelle case bellissime, con le scale, le facciate, ma non è solo questo. Com'è no, viverci? Cioè, la casa è un tema, è un'esperienza, perché anche lì la casa non è come nell'esperienza media delle persone, cioè un dato abbastanza di fatto, o ce l'hai o non ce l'hai, insomma. Lì è tutto, è strana anche quella, per cui, non so, l'altro giorno leggevo di una enorme casa vittoriana, quella classica di San Francisco, di legno, che è stata spostata di quartiere, ma un palazzo, non so, di 5 piani. E questa è una delle cose più affascinanti, quando sono stato lì, che avevo scoperto. A San Francisco c'è una tradizione di home movers, cioè di aziende specializzate in spostare case, perché man mano che la città cambiava, la gente si spostava di casa, per cui tanto, essendo tutte di legno le alzano. Ricordiamo che ci ascolta che San Francisco è fatta così. Esatto. perché... E anche questa è una stranezza. E poi c'è il fatto, no, adesso... è diventata la città più cara d'America, no? 8,5 New York, perché con la Silicon Valley, appunto, come dicevi tu, è una città molto grande, San Francisco, però non ha i grattacieli, ha pochissimi grattacieli, è molto poco densa, per cui ha pochissimi abitanti, 800.000, cioè la metà di Milano, e ha una dimensione molto da campagna più che da città, che anche una delle sue caratteristiche più belle. E, oltretutto con delle regole urbanistiche strettissime, per cui non, fino a pochi anni fa non si poteva costruire niente. Per cui, insomma, la casa è l'oggetto più ambito in assoluto. E è veramente un po' questi prezzi assurdi, veramente assurdi, ma assurdi, non so, io pagavo per un monolocale $3,000, però sotto banco, perché... ufficiali sarebbero stati 4.000, una stanza in un appartamento condiviso costa 1.500, è tutto così. Quindi questa cosa si è fusa però anche su una tradizione di lì che era la comune, no? La comune hippie. Beh. Per cui la fusione di queste due cose ha portato a nessuno vive più da solo. Cioè io non conosco nessuno che viva da solo a San Francisco, è quasi una stranezza, no? Perché comunque, intanto per una casa da solo devi essere veramente milionario. E poi comunque si fa, cioè fa parte del vivere a San Francisco insieme. Fa parte dell'experience. Sia che tu sia povero, sì, per cui non so, i grandi fondatori, no, delle grandi startup hanno tutti una storia cioè nella fenomenologia della fiaba dello startupparo c'è sempre l'abbandono dell'università, e la vita in un posto tragico che può essere un armadio. Io ho conosciuto questi che dormivano in un armadio, in un sottoscala, in un garage. C'è questa epopea del vivere così, del vivere un po' scomodo, fa parte però dell'avventura del posto. Ma tra l'altro il mondo della startup è oramai fonte di turismo, cioè io per prima ho visto il garage dove Steve Sì, Jobs nei dintorni di San Francisco, non è San Francisco, però insomma in quella che è appunto la Silicon Valley, vai a visitare Google, vai a visitare Facebook che non puoi nemmeno entrare,
il garage di Steve Jobs che è assediato dalla gente col cartello per favore non avvicinatevi. Cioè, tutto un veramente una mitologia. Infatti io ho preso anche un po' in giro questa cosa, perché soprattutto degli italiani, cioè, perché questo mito della Silicon Valley, no? Che è proprio un brand, cioè Silicon Valley così, e vedevo questi italiani che arrivavano con gli aerei e, in missioni più o meno che gli venivano vendute, tipo andiamo a imparare come si fonda una startup. Poi facevano dei giri tipo Lourdes, perché andavano, si facevano dei selfie sul terrazzo di LinkedIn, nel, non so, dietro la cosa di Facebook, davanti al cancello di Apple, e poi tornavano in Italia, poveracci, e dopo questa specie di pellegrinaggio, così. Per cui c'è tutta un'epopea di turismo, veramente, come dici tu, siliconvallico, che è turismo, non è che vai lì e... respirando quest'aria fondi un'azienda. No, tra l'altro perdendosi poi il, insomma, la San Francisco più bella, ma prima di arrivare alla San Francisco un pochino più vera, la mia domanda è: qual è la tua startup preferita che hai incontrato a San Francisco? Ah, bella domanda questa. Io ho una passione per Uber, perché anch'io lo amo. Ne ho visto tutta l'arco narrativo, diciamo, perché Uber, appunto, quest'idea, no, che la prima volta che sono andato nel 2015 era ancora abbastanza nuova, adesso la usano tutti, cioè l'idea, appunto, di essere di condividere i viaggi in macchina, però è stato anche un caso in cui, diciamo, questo... La gestione dell'azienda è stata talmente fallimentare, per cui questo fondatore Travis Kalanick, che veramente a un certo punto è stato il re di tutti, a un certo punto ha cominciato a sbagliare tutto sistematicamente, per cui alla fine l'hanno scacciato dalla sua società miliardaria, e è riuscito a entrare nel Me Too facendosi accusare di essere sessista. A un certo punto gli sono morti pure i genitori in un naufragio in una barca, cioè gli è successo di tutto, e soprattutto era un po' il volto, come dire, scorretto e trucido della Silicon Valley, no? Perché una delle caratteristiche di queste imprese è che sono sempre fondamentalmente tutte di maschi, chiusi in dei garage o casermoni con un clima veramente da caserma. E quindi così, diciamo, cioè, l'atmosfera che si respira non è proprio inclusiva e, diciamo così, femminista. Solo che tanti hanno tentato di migliorarsi un po' davvero, un po' per finta, spendendo un sacco di soldi in pubbliche relazioni. Invece loro si vantavano proprio di essere duri e puri, ed è stato un disastro totale. Per cui lui appunto l'hanno scacciato dalla sua azienda. E adesso ho messo su una nuova startup che si occupa di cucine, cioè di ristoranti senza di ristoranti per i riders. Tutto questo Ah, prima della pandemia, quindi quindi, un genio ma dark assoluto. kitchen, nel concetto di dark kitchen contemporaneo, proprio, quindi ristoranti che non Sì, sì, sì. hanno... La dark Sì, kitchen, ok. sì, sì. E soprattutto prima del Covid, quindi insomma. Quindi in realtà una mente, cioè Sì, la una mente genialità ce l'ha. assoluta, però è uno che se gira per San Francisco gli sparano, perché è considerato il male assoluto, perché se tu adesso a San Francisco, se tu dici che prendi Uber, è come, non so, se ti vedono con Libero sotto braccio, ti guardano male. E invece c'è la Uber di sinistra che si chiama Lyft, che si può prendere invece, però nessuno sa che dentro Lyft ci sono tipo tutti gli investitori amici di Trump. Per cui c'è un mega cortocircuito, per cui la gente prende Lyft per essere di sinistra, e poi va a finanziare gli amici di Trump. Per cui è Ecco, a tutto così. proposito del fattore politico di San Francisco, San Francisco è la base della sinistra americana. E a questo è legato anche c'è un aneddoto nel tuo libro che vorrei che tu raccontassi, diciamo, il senso dell'umorismo un po' sensibile degli americani, molto diverso dal nostro. Quindi tu sei arrivato lì e hai detto che
avevi a che fare con Trump, non, e poi hai detto che scherzavi, ma non ti hanno creduto, giusto? Sì, perché io sono arrivato con un tempismo perfetto 3 giorni prima delle elezioni di Trump nel 2016. Tra l'altro vivendo una specie di déjà vu pazzesco perché tutto dava l'idea che Hillary Clinton non vincesse. Cioè, io parlavo con i tassisti, tutti dicevano ah, quella stronza, quella ladra, quella antipatica. Cioè, non ho mai incontrato nessuno che mi dicesse ah, che simpatica, che brava. Però tutti erano convinti che vincesse. Per cui, con questo sfasamento, diciamo, cognitivo, ricordo che siamo andati a vedere con degli amici lo spoglio finale una sera in un parco con il mega schermo. E a un certo punto gli stati hanno cominciato a diventare tutti repubblicani. Solo che questa cosa mi ricordava molto l'Italia di Berlusconi, no? Cioè Che l'Italia nessuno l'aveva dove votato. nessuno votava mai come la Democrazia Cristiana, però questi vincevano sempre. E solo che a differenza che in Italia, lì la cosa è stata proprio, diciamo, vissuta come una specie di catastrofe psicosociale, per cui il giorno dopo davvero, io racconto sempre questa cosa, però io ero da Whole Foods al supermercato che c'è l'angolo dove ti puoi comporre un piatto da mangiare e mi è arrivata una vecchina da dietro che mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: ah, caro, bravo, mangi qualcosa di caldo, perché c'era questa specie di mood per cui era come se fosse scoppiata una bomba nucleare. C'erano le università che dicevano che tenevano aperti i centri, tipo gli psicologi. Così non so, curare le persone che avessero avuto dei traumi per le elezioni di Trump. Poi a posteriori diciamo che non avevano tutti i torti, però era abbastanza così, era Straniante. abbastanza per un europeo straniante. E appunto loro non hanno questa cosa, sono molto, diciamo, o bianco o nero, no? Di solito gli americani, per cui anche sulla politica, appunto, in una sera c'erano questi giri di start-up, soprattutto giovani, con delle cene un po' fantoziane in cui tu andavi, ti mettevano un cartellino col tuo nome e tu ti dovevi presentare. Allora, la Tipo quello decima cena in cui, americano, My name is, paraffin da esatto, film. sì. My name is Blue. Alla decima cena io per fare lo spiritoso ho detto: ah, sono Michela Masnelli, lavoro per Trump in Italia, così. E si crea un gelo bestiale nella sala e ho provato poi a spiegare che era uno scherzo, così, insomma. Però non c'è stato verso, perché insomma c'è questa cosa che è un po' tipica degli Stati Uniti, no? Su certe cose non si scherza e non è. Non c'è uno spazio per l'ironia. Hai nominato Whole Foods e quindi mi aggancio per la mia prossima domanda. Una cosa che si dice, uno stereotipo falsissimo, o perlomeno falso sicuramente per San Francisco, è che in America si mangia male. San Francisco è la patria del cibo. Hanno una vera ossessione, un po' perché in California sono ossessionati dal cibo sano e un po' perché appunto, come dicevamo, le commistioni culturali sono tali. Soprattutto si mangia benissimo. Tu addirittura intervisti, adesso non mi sfugge il nome di questa chef famosissima Ah, sì, che ha Alice creato il Waters. suo, esatto, che ha creato Sì. il suo orto, tutta una, che, cose che per noi italiani forse sono anche banali, il chilometro zero, insomma, ma lì no. E l'esperienza culinaria di San Francisco è assolutamente a sé stante nel. Vero. È un'altra cosa che rappresenta un po' questo cambiamento, perché alla fine io non sono per niente un foodie, sì, mangio, mi piace mangiare, però non sono nella media. Però lì è davvero un tema. Cioè, io mi sono reso conto stando lì che alla fine era sempre il tema principale. Cioè, questa passione per il cibo, soprattutto italiano. E ho conosciuto una serie di personaggi che ruotavano attorno al cibo.
E davvero mi sono reso conto che probabilmente, anzi, penso proprio che in California si mangi meglio che in Italia, contro ogni aspettativa, insomma, un po' perché hanno delle materie prime pazzesche, buonissime, anche lì con dei prezzi assurdi, per cui non so, una zucchina costa 3 dollari. Però, appunto, lì è nata la cucina, è nata il supermercato biologico, è nato lì l'idea di biologico, è nato lì di cucina sana, mettendo insieme anche lì vari pezzi, per cui c'è molta cucina italiana, però rivisitata, c'è molta cucina asiatica, Buona. ed è pazzesco perché lì c'è un cortocircuito, perché tu vai lì, appunto, Alice Waters, con cui siamo diventati amici, è la chef, poi non è neanche una chef, è una signora che a un certo punto negli anni 60 a Berkeley, mentre il suo fidanzato faceva le manifestazioni, lei si è messa a cucinare e ha continuato, e adesso ha un ristorante famosissimo ed è anche la cuoca che ha convinto poi Clinton, gli Obama, scusa, a fare il famoso orto biologico, perché è una paladina, è un'attivista del cibo, di slow food, eccetera. Però se tu, cioè lei mi raccontava che 40 anni fa in America l'unica cucina esotica che c'era era quella giapponese, cioè non esisteva cucina italiana, non esisteva cucina francese, cioè hanno fatto veramente dei cambiamenti pazzeschi. E come spesso succede, poi gli americani prendono qua e là e poi migliorano. Per cui, davvero, io le cose che ho mangiato in America sono più buone di quelle italiane. So che Su qualcuno alcune così, cose, mi assolutamente. crucifiggerà, però No, è anche no, no, su lì. alcune cose confermo, sono buoni, cioè, ci sono alcuni sapori che sono irripetibili qui, cioè, non, è proprio un concetto diverso, non, è unico. Sì, e poi appunto materie prime incredibili, pesci di tutti i tipi. Io invece lì proprio mi è venuta la sindrome dell'emigrante, per cui sono messo a cucinare mattina e sera, facevo il ragù, non so. Perché poi appunto alla fine parlavo con questi start-upper che magari avevano fondato aziende pazzesche, e poi tutti mi dicevano: Ah, sei italiano, io conosco uno che fa la bresaola. C'era questo mito della bresaola a un certo punto, perché non mi ricordo bene com'era la questione, però la bresaola praticamente non essendo né prosciutto né altro, vive in una specie di limbo giuridico, per cui non è vietata negli Stati Uniti, perché non è Ah sì. catalogata né come prosciutto né come... Per cui... Mi ricordo che a un certo punto c'erano delle specie di raduni segreti di amanti della bresaola nella Silicon Valley, dove andavano da uno che faceva segretamente questa bresaola. Però il cibo è veramente una chiave di lettura interessante. E poi per noi italiani, insomma, è sempre una... È Sì. incredibile quanto ancora ci amino per il cibo. Sì, è rimasto il mito dell'italiano che cucina bene, Sì, che ha le cibo, materie prime buonissime. certo. Un'altra cosa straniante di San Francisco, e quella la vedi proprio subito appena arrivi, sono gli homeless, i senza tetto. È la città d'America, non so da oggi, ma almeno da 5 anni fa, con più senza tetto in America, appunto. La cosa incredibile è che, come le altre cose che stiamo raccontando, i senza tetto, cioè, sono veramente un numero che non si riesce, finché non lo vedi non riesci a percepirlo, ma soprattutto convivono lì, cioè, tu vedi facilmente la nonna col nipote seduto sullo scala Union Square con di fianco il senza tetto che mangia, cioè non... C'è questa serenità quasi, questa accettazione. Sì, perché anche lì è una contraddizione enorme, perché appunto è la città ormai dove vivono le persone più ricche del mondo. E però quella col più alto numero di homeless. Tra l'altro adesso è una situazione chiaramente esplosa col Covid, per cui mi raccontano amici che stanno lì che questo equilibrio che dicevi tu è proprio saltato, per cui la città sta tornando veramente a essere quella che era nei film appunto dell'ispettore Callaghan.
perché il numero di senza tetto si è moltiplicato, la piccola criminalità, e quindi è una città che si sta svuotando di persone, di aziende. In tanti ci hanno provato a risolvere questo problema, perché appunto ci sono un sacco di ricchi, anche filantropi, che donano soldi. Però c'è anche un problema sia di droga che di disagio mentale, per cui tanti, molti, io me li ricordo perché mi colpivano soprattutto perché non erano i senza tetto che siamo abituati a vedere in Italia, che di solito sono persone anziane, dall'aria non minacciosa. Lì invece erano giovanissimi, proprio molto giovani, cioè ventenni, e Sì. chiaramente disturbati. E anche perché San Francisco è da sempre il luogo, no, da dove, così, un po' della trasgressione, no? Questo mito Go West, appunto, la Big Generation, per cui comunque l'idea di andare a ovest, di andare. Per cui tanti dall'America si spostano a San Francisco e poi rimangono lì, in condizioni precarie. Però questa cosa qua adesso diventa veramente un problema serio. Sì. Un altro tema ancora potrebbe essere, io ho pensato, leggendo il tuo libro, tu appunto parli tanto degli spazi, degli spazi interni, descrivi chiaramente il luogo, io ho pensato che come dire, edifici famosi di San Francisco, anche dal punto di vista architettonico, l'unico che mi è venuto in mente perché è molto famoso è il MoMA, che è stato disegnato da Mario Botta, che è un architetto svizzero. È praticamente l'unico Che è bruttissimo, peraltro. che mi viene in mente, perché non ci sono altri, cioè non è Sì, come New sì, York, per fare un esempio, che c'è il sì, Chrysler e altre cose. sì. E andando verso Los Angeles Vero. c'è il Walt Disney Theater di Getty. Però non, in realtà tu racconti di una casa importante disegnata da un architetto italiano di Sozzas, cioè da Sozzas di David Kelly. Sì. Sì. Come ci sei Sì, arrivato? Cioè, nel dunque, senso. no, è un tema molto interessante questo, perché appunto un po' a San Francisco non ci sono grattacieli, un po' Sì, proprio per basta. questo. Sì, poi anche quando li fanno sono generalmente orrendi, è come se loro fossero una specie di corpo estraneo. Per esempio, Sì, una cosa come che mi quel. colpì molto, sì, adesso c'è questo Salesforce Tower, che è il più grande di San Francisco, che è anonimo, non saprei dirti neanche chi è Ma anche l'architetto. quello famosissimo, quella torre C'è la luminosa. piramide orribile, Ma c'è anche quella però torre che è anche. in alto, bruttissima, che è una torre di Sì, la Coit cemento. Tower, Ecco, esatto, non mi viene sì. mai il nome. La Coit Poi Tower è c'è orrenda. una cattedrale di nervi degli anni, non so, 50, bruttissima. Sì, l'unico archistar così, no, cioè, ecco cosa c'è. No, ci sono due cose. Ci sono di fronte, c'è il museo The Young Museum, che è bellissimo, che è di Herzog e de Meuron, che però è di adesso praticamente. E di fronte c'è l'Accademia, la California Academy di Ah sì, Renzo lì ci sono Piano, stata, sì. che sono due edifici belli, però no, non grattacieli, ma orizzontali, un po' perché è proprio la dimensione di San Francisco orizzontale, secondo me, cioè non è una dimensione, sai, è proprio un Verticale. posto dove non denso, per cui non hanno mai avuto il problema di spazi concentrati, per cui il grattacielo è un po' una roba, nessuno abita nei grattacieli. E Però poi invece tu lì, nel libro come dicevi hai. tu, sì. Ci racconti Sì. di una casa famosa. Sì. Sì, io sono finito completamente per caso in una casa un giorno dove mi hanno invitato a una festa, un pomeriggio, e così guardandomi intorno, sì, riconoscevo delle cose, però timidamente non dicevo niente. Invece ho scoperto che è una casa disegnata da Ettore Sozzas negli anni Ottanta, molto bella, per questo personaggio che era un suo grande amico, che è David Kelly, che è un designer e
e ha disegnato, non so, il mouse della Apple, un personaggio proprio da film, questi vecchi professori che insegna a Stanford con la barba, modestissimo, che però è tipo, non so, uno dei geni del Novecento. E la storia di Sozzas è bellissima perché lui arrivò in Silicon Valley per curarsi, perché nei suoi numerosi viaggi, a un certo punto va in India con la moglie Fernanda Pivano all'epoca e si prende una malattia strana al fegato che non riesce a curarsi da nessuna parte. E Roberto Olivetti della famiglia Olivetti gli disse: "Guarda, a Palo Alto c'è questo ospedale dove trattano queste malattie." Lui va a Palo Alto, si fa una lunga convalescenza e tra l'altro nello stesso ospedale dove poi anni dopo si curerà Steve Jobs senza molto successo. Invece Sozzas guarisce. E la cosa bella è che mentre Sozza sta in ospedale, la moglie Pivano, annoiandosi, va in città San Francisco dove sta scoppiando la Beat La Big Generation. Generation. Per cui, mentre il marito è in ospedale, lei scopre Kerouac, Burroughs, Ginsberg, che stanno tutti un po' lì. Nel quartiere di North Beach, che è il quartiere italiano, attorno ovviamente alla libreria Alla di City Lights. Terlinghetti, City Lights, e lei praticamente scopre e poi tradurrà e così, come dire, impacchetterà il mito dei beat in Italia. Tanto l'altro giorno, proprio non mi ricordo se c'è questo nel libro, però Cassidy, che era del gruppo dei Beat, era un grande playboy, nonché l'unico etero veramente del gruppo, perché erano tutti molto fluidi. Era un grande, appunto, così, amante del genere femminile. E la Pivano giura di non essere mai stata insidiata. Però racconta questa storia fantastica nella San Francisco appunto degli anni 50, per cui lei gira con questo Neil Cassidy, che era un ladro di macchine. E a un certo punto lui la porta in giro, oltre che poeta, la porta in giro e poi a un certo punto dice: "Aspettami un attimo", la molla in macchina mezz'ora, e poi vede tornare calandosi da una finestra e dice: "Scusa, scusa, ero da questa signora, ma poi è tornato il marito all'improvviso e ha dovuto scappare." E qui era tutto così, un po', erano anni molto avventurosi questi di San E no, Francisco in quegli anni lì. noi in Italia abbiamo ancora molto l'idea di quella San Francisco lì, perché siamo abituati a leggere la Big Generation, abbiamo ancora Sì. molto, tra l'altro mai chiamare San Francisco Frisco come come nel libro di Ah. Kerouac, perché si arrabbiano tantissimo, proprio vietatissimo. Ma quello che io vorrei chiederti è, secondo te, qual è lo stereotipo? Cioè, quali sono gli stereotipi più vero e il più falso che gli italiani hanno sulla California? Il più falso, ed è bellissimo, quello di un posto, come dicevi tu, caldo e assolato. Per cui ogni tanto vedevo arrivare questi italiani in tenuta da spiaggia, ibernati, Blu. soprattutto perché agosto, detto Fogust, cioè nebbiagosto sarebbe, è il mese peggiore. C'è la famosissima frase di cosa, come si chiama? Quello là che dice: "L'inverno più freddo della mia vita è stato un'estate a San Francisco", perché agosto proprio c'è la nebbia, fa freddissimo. E poi vedevo questi italiani arrivare in infradito e crepare di freddo. Poi un altro mito bellissimo che hanno gli italiani è che di solito scendono verso San Diego e Santa Barbara, perché probabilmente c'era Santa Barbara. Questo sceneggiato negli anni 70 in Sì. Italia, e rimangono tutti molto delusi perché è un paesino piccolo, insomma, però molto carino. E lo stereotipo più vero invece direi che è quello della, non so, dello yoga, di tutte queste cose,
del benessere. Per cui, sì, tutti, non c'è uno che non faccia almeno yoga, almeno hiking, cioè le scarpinate. Per cui quello sì, non esistono persone sovrappeso. Però funziona perché i californiani in media dimostrano 20 anni in meno di quelli che hanno. Quindi se tu vedi anche, cioè, fa bene alla salute, ecco, insomma. vabbè, siamo già 40 minuti che chiacchieriamo. Ultime due domande. Una è un piccolo riferimento a Los Angeles, perché comunque il libro poi si sposta anche un po' più giù per dare delle indicazioni a chi non è stato. San Francisco è a circa 500 km da Los Angeles, per dare delle indicazioni. E Los Angeles è la California che ci si aspetta, almeno Venice Beach o Malibu, ecco, e lì è la California quella della Muscle Beach, dei pattini, ma non solo, perché anche Los Angeles stupisce, è una città che, insomma, un po' stupisce, secondo me. Tra l'altro, ti interrompo perché, ecco, Los Angeles, per esempio, secondo me è molto più europea, perché contro ogni cliché, cioè una cosa che senti sempre dire di Los Angeles è: ah, senza macchina non vai da nessuna parte, che non ha senso, perché sì, è una città enorme, però è una specie di regione, no? Per cui se tu la consideri come il Lazio, anche nel Lazio a piedi non vai da nessuna parte, perché per andare a Santa Monica in spiaggia sono 50 chilometri. Cioè, tu dici ci vive per quartieri? Sì, ci sono dei quartieri tra l'altro verdissimi, dove vivi tranquillamente. Il centro è bellissimo, downtown LA è bellissimo, per cui quello è un altro grande... Io sono arrivato appunto con quest'idea, oddio, i grattacieli, anche lì i grattacieli non ce va nessuno. Cioè, sono proprio città proprio belle da vivere. Sì, ci sono anche zone molto poco turistiche, cioè tolta Hollywood, Venice Beach, dove c'è anche il turismo, però c'è anche tanta vita losangelina, cioè proprio quella L'altra domanda è il titolo, perché è un titolo che, insomma, è potente, questo titolo. Chi l'ha scelto? L'hai scelto tu? No, l'ha scelta la casa editrice. Però devo dire che a posteriori hanno avuto ragione, perché così quest'idea, no, di un posto mitico, perché Steve Jobs era molto legato alla sua terra, per cui prima di morire fece il suo ultimo gesto, che fu quello di edificare quell'enorme centro, quartiere generale dell'Apple, che c'è nel libro. Io sono stato... che è una specie di enorme mausoleo praticamente che lui si è costruito. Ma lui ha lottato per anni per mettere insieme i terreni, spendendo delle cifre assurde, perché lui voleva proprio farlo lì, dove lui era cresciuto. E così il titolo è abbastanza evocativo, perché appunto è un posto che sta cambiando, no? Adesso tutti dicono che se ne andranno, perché tra Covid, tra crisi, homeless... tutti puntano per esempio sul Texas. In realtà io credo che quel misto incredibile, appunto, come dicevamo, di stratificazione di peculiarità rimarrà. Bisognerà vedere cosa diventerà, perché la cosa importante è che tanti no, in questi mesi dicono: ah, oddio, diventerà di nuovo la San Francisco degli anni 60, no? E tanti finalmente tornerà la San Francisco degli anni 60. E secondo me, in effetti, sarebbe interessante, perché ultimamente si era molto, molto imborghesita. Quindi interessante vedere. Non vedi l'ora di tornarci anche tu? Sì. Okay. Concordi con me? Torniamo in California? Sì. appena sbloccano le frontiere. Allora, io... ti ringrazio innanzitutto di aver chiacchierato con me, perché volevo chiacchierare con te di questo libro da agosto, per cui... Addirittura! sì, veramente, io l'ho veramente amato questo libro, lo consiglio Grazie. A tutti, perché è un modo davvero per viaggiare, ma soprattutto per
per fare un viaggio e non una vacanza, stando dal divano, perché viaggiare è anche assaggiare, farsi togliere gli stereotipi che abbiamo, e qui c'è tutto questo, questa parte. Ah no, un'ultima domanda devo fartela per forza, diciamolo. Tu hai incontrato Bret Easton Ellis e Jonathan Franzen, cioè io sono una libraia, quando l'ho letto tra un po' mi sono stavo per stramazzare, fortunatamente ero sdraiata su uno sdraio. È meravigliosa questa cosa, dici due parole su loro due. Beh, non so, io sono andato lì proprio così a cercare due dei miei idoli. Sono stati non solo non deludenti, ma molto superiori alle aspettative. È stata una cosa molto commovente. Così. Due persone molto diverse, però due. Franzen a Santa Cruz chiuso nella sua casetta, Bret Easton Ellis a West Hollywood un po' in decadenza, però tutti e due insomma personaggi pazzeschi, e così sono riuscito a stabilire una connessione molto più forte di quella che avrei mai potuto sognare. Ricordo a Franzen un'ansia bestiale io, perché mi aveva dato appuntamento 6 mesi prima, a non so, alle 17:45 del tal giorno, e mi aveva detto che se gli ero simpatico avremmo fatto mezz'ora, se no un quarto d'ora, per cui sono arrivato con un'ansia da prestazione con pazzesca, una invece poi fu tremenda. Molto simpatico. E sì, poi mi aveva fermato la polizia andando, era stato un incubo, invece poi ne era valsa la pena. E come ne vale la pena di leggere questo libro? Leggetelo, leggetelo tutti, e grazie a Libri da Sport che ci ospita. Vi ricordo che potete acquistarlo da tutte le librerie aderenti al network, per cui da me ma anche da tutti gli altri librai. Acquistate libreria, acquistate libreria, tanto spediamo. E grazie ad Adelphi e grazie a te Michele di aver scritto il libro e di aver chiacchierato con noi stasera. Ciao, grazie a te. Ti ringrazio. Ciao ciao. Grazie.